Guarda, io già sono rilassato, cioè, che poi, oddio, con il rock uno rilassato non dovrebbe essere, però mi sa che voi riuscite anche a farci saltare, no? Voi siete i Meteora. Meteora, band inedita, band inedita. Che genere fate? Chi me lo dice? Sì. Noi facciamo rock, variamo dal post-rock, rock alternativo, insomma, ma è sempre rock, Italiano, se non sbaglio. italiano, sì, inedito in italiano, sì. Perfetto, intanto presentiamoci velocemente. Voi siete, allora tu sei? Allora, io sono Andrea, chitarra e voce, lui è Simone. Lo facciamo dire a lui direttamente, così. Simone, bassista. Walter, batterista. Beh. Però ti piacerebbe fare il cantante. Faccio seconde voci, per questo. Vabbè, allora, batterista, corista, diciamola così, diciamola così. Allora, siete in tre, non ci sono altri componenti della band. Solo tre. Quindi, insomma, fate casino solo in tre, questa cosa è fantastica. Sì, no, beh, siamo in grado di fare abbastanza casini in tre, anche perché comunque i nostri riferimenti musicali hanno suonato sempre in tre, non so, ascoltiamo dai Led Zeppelin ai Nirvana, ma passando anche per i Muse, quindi cioè per noi il tre è il numero perfetto, anche perché abbiamo capito che comunque far andare d'accordo tre teste è molto più semplice di farne andare d'accordo quattro. Assolutamente. Quella è una componente importante per la riuscita di una band, riuscire a mettere d'accordo delle teste, e meno si è, per esperienza, meglio è. Assolutamente, assolutamente. Anche perché, insomma, se si è bravi, anche in tre si riesce a fare quello che vuole. Quindi questo è bene specificarlo. Va bene, ragazzi, io so che avete preparato qualcosina per noi da far ascoltare agli amici che ci guardano da casa. Quindi io vi lascio lo spazio e ci presentiamo a 360 gradi. Grazie. Cosa vuoi che ti dica? Ti conosco e sei un ragazzo in gamba, ma capirai, io ho altre esigenze, ad esempio la pericena. E Torino ci guarda con l'aria di chi poi non paga il biglietto per questa commedia. Meglio perdersi che non incontrarsi, come dice De André. Come dice De André. Addio a chi non ci ha creduto mai, ma te dice che era vero. A chi dice addio e ritorna, a chi è difficile, non ci ha mai provato. A chi ha 30 anni è troppo tardi e vive a Londra e fa l'artista con i soldi di suo padre e le idee di qualcun altro. Bene, ragazzi, a me è già piaciuta. Questa è già piaciuta, quindi insomma non voglio immaginare quello che riuscirete, se riuscirete a passare alla selezione, a portare sul palco. Il discorso è questo: per sapere come va a finire la storia, votateci e fateci partecipare all'Avica. Ecco, quindi mi ha già anticipato, io vi avrei appena chiesto per quale motivo devono mettere un like, già l'hai detto, insomma. Il motivo principale è proprio quello lì, perché comunque nelle nostre. Tu prima hai chiesto se cantiamo in italiano o in inglese. Cantiamo in italiano perché comunque viviamo in italiano, stiamo anche zitti in italiano e quindi tutte le storie che ci capitano sono in italiano e cerchiamo di raccontare appunto quello che ci succede nelle nostre canzoni. Quindi se volete sapere, ripeto, come andrà a finire questo episodio accaduto a uno di noi tre, non diciamo a chi, venite ad ascoltarci all'Avica o comunque mettete like. Anche perché la versione a tre in elettrico è interessante. Beh, ragazzi, io la curiosità ce l'ho, insomma, mi piacerebbe vederli sul palco. Vedremo, vedremo. Io vi rinnovo l'appuntamento 28, 29 e 30 luglio.